Rieccoci, allora Prandelli che ha diramato le convocazioni poco fa per le amichevoli con Polonia e Uruguay. Andiamo a leggerle le convocazioni perché c'è una recente illustre, Sì. ovvero di Natale. Prandelli che ha convocato nuovamente Osvaldo, ha chiamato naturalmente in avanti Balotelli, Giovinco, Matri e Pazzini, ha convocato Come Pepe. attaccante? Nocerino. Dov'è Pepe che l'ho messo? L'ha Ah, messo come fra gli attaccante, vero? È vero, attaccanti. una giusta notazione, caro Besana. Certo. Nocerino. Thiago Motta. Manca di Natale, Medici. Sì. E no, infatti, stavo dicendo prima, non va bene. Secondo me era l'occasione per rilanciarlo, per rifargli un po' riassaporare. No, rilanciarlo in nazionale, nel senso. Dobbiamo fare due amichevoli. Prendo un ragazzo di 33 anni Ma fa niente. che ha già fatto un europeo. Se per l'europeo ci sarà un'emergenza, lo chiamo Però dimmi una cosa, perché vedendo sappiamo questo, cosa fare. io invece la Battiamo leggo come Matri di che ha bisogno di. Natale è il 15° attaccante in Italia, quello che negli ultimi 2 anni ha vinto due tra. Dimmi una cosa, No, Scanziani, adesso la regia ci fa vedere nuovamente le convocazioni. No, dai, Sandro, così, non scusa. Adesso rivediamo le convocazioni. Mi dici tu, Prandelli, su chi punterà adesso, che ha fuori Rossi e fuori Cassano? Quale sarà la coppia che proverà in queste due amichevoli o le coppie che proverà in queste Balotelli Pazzini. Balotelli Pazzini, Matri. assolutamente. Come Matri? Ma no. Balotelli Pazzini tutta la vita. Balotelli È bello che ho fatto la domanda a Scanziani e avete risposto tutti tranne vero, lui. Mi è piaciuto vero. Stasera proprio una disciplina. Sì. Io penso che in questo momento non può fare a meno di Balotelli, perché in Inghilterra sta facendo cose incredibili, per cui ci sarà lui. Poi, in base a come vuol giocare, se con tre attaccanti, che uno può essere Pepe, che dà una mano anche alla fase difensiva, e allora non so se ci sta né Matri né Pazzini, perché entrambi sono punte centrali. Se fa giocare Balotelli punta centrale, da una parte Pepe e ci vuole una seconda punta. Se invece il lavoro di raccordo di seconda punta la fa fare Balotelli, che parte dietro la prima punta e fa un Sarà così. 4-4-1-1, e allora ci sta benissimo sia Pazzini che Nel Matri. City Ma non fa la dipende prima poi da punta. come vuol Anche giocare. Balotelli che parte a sinistra nel Perché nel 4-3-3. City non fa la prima punta, in genere Perché l'ha già provato c'è così, cieco, ha già esterno a giocato così. sinistra, Sì, con senza, Matri. senza Senza compiti compiti di di rientrare copertura, né copertura. Stanno su in due. L'altra polemica di cui vi parlavo prima di andare in pubblicità l'ha scatenata oggi Adriano Galliani, che ha parlato di Ignazio Abate. Ignazio Abate alla prima convocazione in nazionale, probabilmente al Milan erano già preparati a questa notizia, e Galliani che dice non è un tappabuchi. Però leggiamo le Mai dichiarazioni contenti allora di Adriano Galliani. Se Ignazio Abate è considerato un giocatore da europei, allora vado in nazionale. Se invece deve solo fare il tappabuchi per due amichevoli, non va bene. Io credo che Abate meriti gli europei, non le amichevoli. Ma l'ha detto così però perché un caso si fa male, Abate non ha No, nessuno. però c'è anche da Differenza è questa, dire, sì. c'è anche da dire che Prandelli l'avrebbe convocato anche prima di Si era questa fatto male. partita, Ma però si era si è fatto fatto male. male e quindi non ha Quindi potuto Gagliani chiamarlo. Io sono d'accordo, L'ha fatta fuori Io dal sono banco. d'accordo. Ma in realtà va a provare, cioè comunque è la prima convocazione, uno dietrologo, dice va bene, come sempre. devo provarti, devo capire No, se sei adatto, se ti io sono inserisce nella d'accordo, infatti squadra. non lascerei a casa. È come dire se Lascerei a piove. Ma perché a casa? No, Ma no, a casa. perché c'è ragione, È un'affermazione inutile. Ma come fai a Ma dire una cosa del scusami, genere? Non ha senso. Allora, ma no, facciamo era ordine. una considerazione. Medici dice perché è d'accordo e Pesaro no. Medici, dai. Sono d'accordo nel senso che lo lascerei a casa. Sta Non facendo si può l'ironia. permettere, non si può permettere un dirigente di dire. Hai convocato un mio giocatore, però deve essere titolare e non deve essere un tappabuchi. Stai a casa, ma come ti permetti? Ma vai in nazionale, Ma in oh. che senso Stiamo sono scherzando, specificare? ma non esiste. È offensivo che nei confronti Ma non quando l'hai esiste, chiamato Coutinho, Coutinho facevi salti alti così eppure valeva è offensivo niente, per ragazzi. quelli che la domenica vanno a giocare solo perché si divertono ad andare a giocare. Ed è offensivo per l'allenatore Dai, considerare, pensare che ma possa stiamo scherzando. chiamare a modo di risarcimento di chissà che cosa o di tappabuchi un giocatore ma lui chiama tappabuchi ma Abate, stiamo come giustamente è scherzando stato detto l'avrebbe chiamato anche prima se certo fosse anche secondo me quindi Adriano Galliani ha detto una sesquipedale sciocchezza e mi assumo la responsabilità di quello allora stai dicendo la non stessa cosa avrebbe mia dovuto dire questa frase dicendo scusi stai cosa. dicendo la mia stessa cosa lei dice inizialmente aveva detto di non essere d'accordo no ma si è contraddetto andiamo da Sardegna solo Sandro ha preso un l'ironia andiamo da Sardiello no, poi dicevo che Galliani ha voluto sviarci un po' tutti perché non era Abate l'argomento no? era la presenza tra i convocati di Ogbonna che interessa al Milan e con questa convocazione si alza il prezzo da parte del Torino per arrivare qui a Ogbonna qui la dietro io già ho Ogbonna in nazionale questa della serie intanto vedo che a Firenze c'è contestazione nei confronti di Mihajlovic No, la
andiamo da Eusebio. Ogbonna però interessava al Milan, eh? Ogbonna interessava al Milan, però non capisco tutto questo se lo convochi sale il prezzo. Perché la dietrologia è infastidito. Ma parlate di Ogbonna, Stefano, tutta sera che facciamo. Ma sono serio. Guarda, sono quelli là i maestri, i docenti in dietrologia. No, gli juventini, filo juventini. Loro sono abituati a queste letture. E adesso Sardiello che non è riuscito a cogliere con ordine. Andiamo da Eusebio a leggere la risposta di Prandelli. Risposta in tempo reale. È arrabbiato o no con Gagliani? Assolutamente no, cerca di smorzare la polemica ovviamente il CT della Nazionale che risponde su Di Natale innanzitutto dicendo che non ha bisogno di essere convocato in queste occasioni riguardo a Totò Di Natale e Cesare Prandelli. E poi su Abate dice Abate sta migliorando, sicuramente sarà in lista ma dovrà dimostrare di meritare la Nazionale giocando con continuità. Nessuna polemica, quelle di Gagliani sono considerazioni che posso condividere. Poi Stefano, vogliamo anche ricordare che l'Italia giocherà, si allenerà a Rizziconi, un paese della Calabria confiscato all'Andrangheta, quindi c'è anche una bella notizia. Hai fatto assolutamente bene a ricordarlo. Scanziani, tu come avresti risposto davanti a delle dichiarazioni così pesanti, oserei dire? Secondo me, esprimo il mio parere, per l'amore di Dio. Sei qua apposta. Gagliani ha fatto male a trattare così un allenatore che sta facendo benissimo con la nostra nazionale. Beh, e deve, che faccia e deve bene rispettare male le sue scelte. Poi è chiaro che ha fatto bene a rispondere in questo modo, dicendo beh, il suo parere lo rispetto, ma però è chiaro ragione, che decido io e faccio quello che voglio io. Solo che lui è un signore. Arianna, sì, solo esatto. Che lui è un signore. Lui sottolineato lui. Sì, però è anche, no, è anche normale che Arianna. È anche normale che magari Gagliani si senta coinvolto in questa cosa, visto che comunque Abate è fondamentale per il Milan. Allora uno pensa, se è fondamentale per noi, può essere fondamentale anche per la nazionale. Quindi se è veramente fondamentale per la nazionale, che lo sia veramente, che lo sia fino posso in fondo. Posso sapere da Sardiello se si aspettava... Io se fossi Prandelli, anch'io l'avrei convocato adesso per provarti e vedere cosa sei in grado realmente di fare all'interno della squadra. Però io lo convoco, sì? In base agli allenamenti ritengo di farlo giocare o meno e ritengo se da portare gli europei o no. Sì, ma questa cosa potrebbero dire gli altri allenatori. No, ma chiaro che sono i fatti. Potrebbe dire, se convochi Matri, tanto per convocarlo, non chiamarlo più. Cioè, se andiamo su questa onda, su questa china, non finiamo più. Recalcati, ma Abate meritava la convocazione un po' prima? Sì. Abate meritava... sì, il portiere Beniamino. No, Abate meritava la convocazione no, prima. Abate la meritava assolutamente la convocazione prima, l'anno però è chiaro. Dei terzini più scarsi che c'era ma non è vero. L'anno scorso è migliorato tantissimo e quest'anno comunque è sempre fondamentale. Forse perché c'è un terzino fondamentale. Assolutamente, però è chiaro che è il campo che parla e che la nazionale non è il Milan, quindi bisogna vedere come si inserisce. Qualcosa di meglio in fatto di terzini destri, no. Scanziano. Appunto. Purtroppo è questo, no, quindi più scarsa in nazionale. Ma non è vero. Finora la nazionale si sia espressa molto bene con un altro terzino, che poteva essere Maggio, qualche volta anche Cassani. Per cui bisogna vedere sempre nel contesto. Poi io Abate lo convoco, perché penso che sia uno dei 3-4 migliori terzini per lui del nostro campionato. Sì, appunto, poi dipende cosa devo fare. Poi mi dicono che Prandelli ha chiesto la nazionalità di Jonathan, ma ha saputo che era brasiliano. L'ha chiesto a Lendemol, ma Lendemol. Questa faccia schifata, però. Sardiello, ma questo Cannavaro non basta, gli europei se li sogna. Niente, basta. Il discorso di Prandelli è chiaro, è coerente con il suo discorso sulla adattabilità o meno di alcuni giocatori dalla difesa 3 alla difesa 4. Io ci vedo meglio Campagnaro rispetto a Cannavaro come adattabilità nella difesa 4. Perché gioca Campagnaro tutta la vita. Rispetto a Paolo Cannavaro in una difesa 4 preferisco Campagnaro. Oggi come oggi nella difesa del Napoli io anche Cannavaro molto più stretto. Lui preferisce un Bond. Tra l'altro Stefano, vai Andrea. Se vogliamo anche fare un po' di ironia, Di Natale 6 giorni fa aveva dichiarato riguardo le convocazioni, stiamo parlando di Abate, però torno su Di Natale. Nazionale sono pronto. E poi era contento per essere candidato al pallone d'oro nel giro di pochi giorni, non è arrivata nella convocazione nazionale e poi è uscito per il pallone d'oro. È maligno quell'uomo di Natale. Sì, è un pelo. Andiamo ad Alessia per leggere un altro messaggio su Alessandro Del Piero, che ovviamente non è stato convocato in nazionale. Alessia. Luca da Rimini ci scrive: Del Piero è un ex giocatore e accostare ex giocatore al Milan serve solo per far incavolare i milanisti, servono rinforzi e controcampo Gattuso e Auro. Io vabbè, adesso però non direi che è un ex giocatore, perché insomma, è vicino alla pensione, cioè, sì, è vicino, ma vicino, non c'è ancora, non è ancora pensionato. Pisana, Vieri l'ha comprato l'Inter o il Milan?
per loro. Fine stagione. Ma Ronaldo a fine carriera, che poi pensavano di aver preso il vero Ronaldo, quello vero non l'hanno mai visto giocare a Milano. Va bene, fatemi vedere in chiusura di blocco le dichiarazioni di Conte su Alessandro Del Piero, che prima ce l'avevamo persi. Alessandro con un'altra maglia. In questo momento sono solo fantasie, caro Medici, io sono realista e guardo solo al presente. Oh. Alessandro veste il bianco-nero e ne sono felice. E lo faccio giocare vedremo se lo dimostrerà anche con le scelte. Sono parole di facciata. Poi le scelte sono alte, le scelte vanno di pari passo con l'andamento del campionato, con l'andamento dei suoi attaccanti. Oh. Del Piero in questo momento sa di essere la terza scelta e fino a quando non dimostra... Cos'è non... che può dire di diverso Conte? No, niente, questo. Qualcosa di diverso, no, qualcosa di diverso lo può dire. Siccome gli fanno sempre le stesse domande. Me la permettete, no? Questo è il problema. Ieri ha dovuto sbottare gridando, comando io, punto e basta. Invece io non comando per niente. Per me non dico che andrà via Quagliarello. Potrei proprio... Ma qui parlo. Tu devi comandare. No, esco, me ne vado. No, ma no, l'ordine è mediocrità. L'ordine è mediocrità, invece è creatività. No, questa sera ho perso proprio il polso della situazione. La creatività è disordine, caos. L'ordine è... Di cosa vuoi parlare dopo la pubblicità? No, ma l'ordine, dia scherzi. Quando scherziamo... Mi basta che parla. È troppo ordinato, non va bene. Pubblicità. L'allenatore deve essere creativo. Almeno la pubblicità la posso lanciare? Sì. A tra poco. Ne hai facoltà. Veramente.